Per una settimana da oggi il mondo è a Montagano o comunque in Molise. Lo slogan Bern rappresenta la presenza contemporanea di più musicisti di fama mondiale nel cartellone del Festival Janigro. Si comincia lunedì, quando sul palco del Teatro Savoia arriva Boris Belkin, virtuoso del violino che in mezzo secolo ha calcato tutti i palcoscenici più importanti del mondo. Suono cristallino, piglio imperioso e netto, il giovane Belkin già negli anni 70, a cui si riferiscono questi rari video, rubava la scena alle rockstar in fatto di presenza sul palco, pur restando fedele ai canoni rigorosi dello studio che l'aveva portato a vincere il concorso nazionale sovietico per violinisti. La voglia di esprimere liberamente la sua arte lo avrebbe portato a lasciare la patria natia per un lungo viaggio che ora, nella maturità di un artista universalmente riconosciuto, si compie sia con i concerti che con l'insegnamento. Mentre in questi giorni Belkin è qui in Molise e lunedì sarà sul palco del Teatro Savoia. Con Belkin sul palco l'atteso ritorno di Antonio Meneses, allievo e testimone della tecnica di Antonio Janigro al violoncello, innamorato del Molise, tanto da tornarci nuovamente come parte fondamentale di questa edizione del festival. Qui lo vediamo alle prese con la sua ultima incisione discografica proprio in questi giorni. Con Belkin e Meneses, l'orchestra Obo, diretta da Donato Renzetti, nostro quasi conterraneo, nativo di Torino di Sangro, tra i direttori di orchestra più affermati in ambito internazionale, in una lunga carriera avviata già a metà degli anni 70, quando giovanissimo otteneva riconoscimenti nei più prestigiosi concorsi internazionali.